Mi scusi, presidente, non è per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. E tranne Garibaldi e gli eroi gloriosi, non vedo altri motivi per essere orgoglioso. Mi scusi, presidente, ho in mente il fanatismo delle camicie nere ai tempi del fascismo, da cui un bel giorno nacque la democrazia. Chi a fare i complimenti ci vuole fantasia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Occidentale, la periferia. Mi scusi, presidente, ma questo nostro Stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato. È anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato e non funziona niente. Sarà che gli italiani, data una tradizione, sono appassionati di ogni discussione, persino in Parlamento. Si scannano su tutto e non succede niente. Io non mi sento italiano, ma per fortuna e purtroppo lo sono. Questo bel paese, forse poco saggio, ha le idee confuse, ma se nasceva altrove poteva andarmi peggio. Presidente, se arrivo all'impudenza di dire che non provo nessuna appartenenza rispetto agli stranieri, noi ci crediamo meno, ma forse abbiamo capito che il mondo è un teatrino. Mi scusi, presidente, lo so che non gioite se il grido Italia, Italia c'è solo alle partite, ma un po' per non morire o forse un po' per celia abbiamo fatto l'Europa, facciamo anche l'Italia. Mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Io non mi sento italiano, ma per fortuna e purtroppo, per fortuna lo sono. Amici felici e feroci, che audaci e tenaci, tenete dei licis vicini alle foci di via De Amicis, avete fornito fallaci e feraci, fornaci e i fenici e i feaci. E cosa avete ottenuto? Niente, avete fatto piovere, avete capito? Mamma mia! Comunque allora, non so se avete capito che noi siamo già partiti, lo spettacolo è così concepito. Ad esempio, mentre i nostri gloriosi cavalieri dell'Alta Via raggiungono la loro postazione dalla casa di Mazzini, dove ci sarà Anita Garibaldi che litigherà con Camillo Benso, si penso che si chiami così, conte di Cavour, lì ad esempio la Camera di Commercio abbiamo... se gentilmente potete un pochino favorire lo spostaggio, si dice così, dei cavalli, venite un po' più vicino, è che i nostri cavalli hanno una loro personalità spiccata, sono personaggi piuttosto simpatici, ma talvolta hanno il loro carattere, giustamente va rispettato. E dicevo, venite pure. Dicevo che alla Camera di Commercio abbiamo Giuseppe Mazzini, poi lì più avanti in quel palazzo che si chiama Buzzo Lomellino, nel cortile interno, quindi è al coperto, abbiamo Rose Montmasson, la prima e unica donna che partecipò alla spedizione dei Milli, assieme a Milli Carducci. E poi è sottilissima questa, quasi impegnata. Volevo dire, vabbè, avete capito, Rose Montmasson, detta Rosalia. Poi abbiamo più avanti il
Unita giustamente, noi l'abbiamo presa brasiliana, perché Unita era brasiliana e quindi abbiamo giustamente rispettato la tradizione. E quindi poi c'è il coro Quattro Canti dalla loggetta di Palazzo Turci che canterà verso la strada. Poi davanti a Palazzo Turci c'è il Teatro dei Burattini dove verrà affrontata la questione meridionale. Poi abbiamo dentro il Palazzo Rosso, abbiamo la fuga del re di Napoli e la corte di re Franceschiello e poi Giuseppe Garibaldi e tanti altri, insomma fino a Max Mameli, Max Manfredi che canta l'inno di Mameli con la Filarmonica Sestrese che sta qui arrivando in via Cairoli. Io non mi sento italiano, ma per fortuna e purtroppo lo sono.